Io credo che noi come regione abbiamo sempre posto il tema della famiglia al centro di tutte le nostre politiche, al centro dell'interesse e dell'impegno massimo per risolvere i problemi. Quindi credo che sia molto importante proseguire in questa direzione. Come giustamente lei diceva, la pandemia ha evidenziato ulteriori fragilità, ulteriori difficoltà, quindi bisognerà ricalibrare anche le scelte politiche che sono state fino ad oggi portate avanti sulla base delle intervenute emergenze, delle intervenute difficoltà, partendo comunque dal presupposto che sia secondo il dettato costituzionale, sia secondo soprattutto quella che è la nostra vera cultura, la famiglia è la cellula fondante di tutta la nostra società. Oggi è una plenaria, quindi davvero il primo incontro degli Stati Generali, un incontro di prospettiva, un incontro anche che ha lo scopo di gettare le basi su quello che poi sarà il vero lavoro che parte appunto dalla giornata di oggi, che poi andrà a concludersi con una giornata conclusiva in primavera, speriamo in presenza, ma che ha evidentemente lo scopo di andare a riformare la legge 23. La legge 23 è la legge sulle politiche familiari, è una legge datata perché è una legge del 99, per cui lo scopo è proprio quello di andarla a riformare, di renderla molto più aderente a quelle che sono le esigenze e i bisogni delle famiglie attuali, in modo da poter dare delle risposte sempre più concrete, sempre più vicine ai bisogni delle famiglie lombarde, anche in ottica Covid, ma non soltanto, perché questo è un percorso che è iniziato ancora prima di questo momento particolare, ma che comunque terrà conto anche della situazione attuale. Tutto il tema della conciliazione vita-lavoro, come dicevo prima, è un tema importantissimo che ha permesso a tante mamme in questi anni di tornare al lavoro. La misura Anni di Grazia è un esempio su tutti, per cui chiaramente permettere alle famiglie di mandare i propri figli all'asilo gratuitamente con delle rette che a volte sono importanti da sostenere dal punto di vista economico, chiaramente ha permesso a tante mamme, questo ce l'hanno scritto, per cui evidentemente è un feedback molto positivo, ha permesso a moltissime donne di ricominciare a lavorare o di cominciare a lavorare laddove non lo avessero mai fatto, per cui questa è sicuramente una misura importante. Poi nell'ultimo periodo proprio di pandemia, quindi di fortissima difficoltà soprattutto anche economica da parte delle famiglie, abbiamo messo in campo moltissime risorse, la prossima la metteremo in campo tra pochissimi giorni, quindi diciamo un pacchetto di misure che cuba quasi 50 milioni di euro proprio per andare a sostenere il reddito delle famiglie che in questo momento è sicuramente molto molto gravato dalla situazione pandemica. Poi è chiaro che ci sono tante misure in essere, ma lo scopo di questo evento, quindi degli Stati Generali, è proprio quello di andare a capire dove si può impattare maggiormente, dove invece evidentemente le misure che sono state messe in campo non hanno prodotto gli effetti desiderati, e andare quindi a come dire, correggere un pochino il tiro e andare però effettivamente a colpire in senso evidentemente positivo le famiglie laddove ne hanno più bisogno. Invito e grazie per aver portato avanti questa iniziativa. Saluto e ringraziamento per quando poi ci raggiungerà. Sono onorata di poter partecipare a questa iniziativa, giustamente richiamato per quella oggi di dotare il nostro paese di una progettualità. Il storico nel quale ci troviamo non è un periodo storico neutro, viviamo una delle esperienze più drammatiche che la Repubblica ha a partire dal 1 luglio del 2020.